Sopravvivere non basta più, nuove strategie per il futuro dell'imprenditoria italiana. Ormai lo sentiamo ripetere come un mantra, il nostro Paese necessita di interventi urgenti per crescita e sviluppo. Per fare ciò serve il lavoro. Il lavoro lo crea l'impresa e in Italia soprattutto le piccole e medie imprese, quelle che come capapi vivono da 70 anni e che rappresentano con dati INPS ottobre 2015 83.000 industrie e 830.000 lavoratori. Nel nostro Paese, su un totale di 4,3 milioni di imprese nell'industria e nei servizi, 4 milioni circa sono aziende con meno di 10 addetti, che pesano per il 95% delle imprese attive, per il 47% del totale degli addetti e per il 30% del valore aggiunto realizzato. In buona sostanza, le piccole e medie industrie sono la colonna vertebrale del sistema produttivo italiano. Come non mi stanco mai di ripetere, noi siamo il lavoro. È vero, non basta sopravvivere, ma vi assicuro che anche sopravvivere in questi anni di crisi non è stato facile. 82.000 le imprese fallite nel 2009 e un numero ancora maggiore ha chiuso definitivamente i battenti con una perdita del 25% di produzione industriale. Prima di parlare di futuro, permettetemi quindi, solo qualche osservazione di scenario italiano, ma anche europeo. Nonostante i numeri citati prima, continuano a mancare politiche strategiche e di reale sostegno alle nostre aziende. Anche le misure che si sono succedute nel corso del tempo appaiono più casuali e sistemiche. Non esito a dire che molto spesso, troppo spesso però, rispondevano a città terze rispetto a quelle vere delle PMI e che scaturivano da centri di interessi diversi, quelli della grande industria piuttosto che quelli dell'opportunismo politico-elettorale e del lobby, soprattutto finanziaria. Nessuno ti ascolta quando diciamo che bisogna tener conto dell'aspetto dimensionale delle nostre piccole e medie industrie, poiché incide effettivamente sull'attivo costo marginale delle spese e di investimenti da esso sostenuti, nettamente superiori a quelli della grande industria, ad esempio. Per esempio, perché l'IRES non è progressiva come in Olanda, in Belgio e negli USA, oppure non viene prevista un'aliquota ridotta per le società di minori dimensioni come in Inghilterra e in Spagna? Anche l'IRPEF è progressiva. Perché io, piccolo imprenditore, devo pagare la stessa aliquota di una grande industria con fatturato e redditività 100 volte superiore? Stessa cosa per l'ACE. Sentiamo. La deduzione calcolata sull'incremento patrimoniale del 4,75% è uguale per tutti, ma è stata prevista, udite udite, una maggiore riduzione del 40% solo alle grandi aziende che intendono procedere a quotazioni in borsa e non certo per le piccole e medie imprese che sono state dimenticate in questa percentuale di maggiorazione. Per non parlare di credito, di finanziamento alle PMI di interessi passivi, perché dobbiamo ad esempio applicare le stesse regole di deduzione degli interessi passivi dalle multinazionali? Visto che abbiamo copiato dalla norma della Germania, copiamola almeno bene. Lì infatti esiste una franchigia minima di deducibilità che favorirebbe le nostre piccole e medie industrie. Scaglionare queste tre voci già sarebbe un grande passo in avanti. Ma parliamo da un classico, il costo del lavoro. Certo che è un problema, ma ciò è direttamente proporzionale alla pressione fiscale alla quale le PMI sono sottoposte, in una parola, le tasse. La nostra situazione è abitata su un paradosso. Le imposte stanno soffocando e obbligando alla chiusura chi dovrebbe pagarle. Ma se le tasse eliminano chi le deve pagare, come si potrà andare avanti? In questo mondo tutto il nostro sistema paese sarà ad accusare il colpo. La pressione fiscale complessiva sui profitti di impresa oggi in Italia è sopra il 65%, in Germania al 48,8%, nella pur disastrata Grecia al 50%, in una economia matura e dinamica come il Regno Unito siamo al 33,7%. È evidente che siamo di fronte a un sistema per certi versi insostenibile. Le regole non sono uguali per tutti, dovrebbe esserlo in un mercato libero e quindi in Europa. Diminuire inoltre il cuneo fiscale vuol dire rilanciare i consumi delle famiglie e i profitti delle imprese. Il costo per lo Stato verrebbe mitigato dalle maggiori entrate tributarie da esse derivanti. Siamo ben consci del fatto che tali misure debbano trovare un'adeguata copertura finanziaria, ma ci auguriamo che si sforzi di trovarla nel taglio della spesa pubblica, quella improduttiva, negli sprechi e nella lotta alla corruzione, che devono essere obiettivi che il Governo deve perseguire con forza e dedizione e senza interessi. La stessa che ad oggi viene giustamente profusa per la lotta all'evasione grazie, per usare le parole del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, al lato oscuro dell'Agenzia. Ecco, forse sarebbe il caso di fare altrettanto per il tramite di un'Agenzia delle Uscite. Altra causa persa è la questione dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Sarebbe semplice trasformare tali crediti non prescritti, certi, liquidi, ed esigibili e certificati, vantati nei confronti della pubblica amministrazione, in crediti d'imposta. Invece nel nostro Paese, perché ciò avvenga, occorre che non vengano pagate le imposte,
siano iscritte a ruolo e che venga notificata al contribuente la cartella di Equitalia, naturalmente gravata da sanzioni, interessi, aggio di riscossione, sempre sono notificati però entro il 31 dicembre 2014. Il paradosso è che per non sopportare i ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione occorre non aver pagato imposte e contributi, così si fallisce per credito anziché per debito. Per non parlare della questione della burocrazia, nel rapporto internazionale che misura la facilità del sistema fiscale, l'Italia si classifica ultima in Europa e 141esima nel mondo. Tra IRES, IRAP, imposte sugli immobili, versamente IVA e contributi sociali, in Italia un imprenditore medio effettua in un anno 15 versamenti al fisco, 6 in più del suo collega tedesco, 7 in più di un inglese, di uno spagnolo, di un francese e 9 in più di uno svedese. La semplificazione burocratica e una seria politica di spending review all'interno della PA sono precondizioni per poter parlare di sviluppo. Questo governo poi dice di partire dalla considerazione che le piccole e medie imprese sono strette dal debito e dalla scarsa capitalizzazione. Vero, verissimo. Se però è così prefisso l'obiettivo di canalizzare i flussi di risparmi dai privati nelle aziende, non scendo nei dettagli delle misure previste, ma mi limito a dire che la prima, quella prevista dal PIR, il piano individuale di risparmio, dovrebbe permettere ai risparmiatori di investire nelle società che metteranno tra gli strumenti finanziari a fronte di una defiscalizzazione dei rendimenti già taglia fuori la grandissima parte delle nostre piccole e medie industrie, destinata, come ad oggi, ad aziende con fatturati da 50 a 200 milioni di euro. E quello vuol dire pranzo gratis per bambini poveri, obbligatorio lo smoking. Per di più, si pone il problema di capire quali imprese possono permettersi i costi per emettere tali strumenti. Se l'intenzione del governo è quella di accompagnare le piccole e medie industrie in una crescita dimensionale al fine di far fronte alle sfide del mercato globale, occorrerebbe agevolare le aggregazioni e non dotare di strumenti quelle già strutturate, facendo invece morire quelle di minori dimensioni. Per esempio, visto che vogliamo essere positivi e costruttivi, concedendo un credito d'imposta a fronte di operazioni straordinarie di merging and acquisition. L'altra misura dovrebbe essere quella con la quale, compatibilmente ai limiti di spesa, vengono riconosciuti alle aziende finanziamenti a tassi favorevoli a fronte dell'impegno da parte dei soci di sottoscrizione e versamento di capitale nella società beneficiaria. Ma dopo le botte di questa crisi, quanti soci hanno ancora denaro proprio da investire nella società e che fanno? Si indebitano di nuovo? Ma veniamo all'Europa o a quello che rimane. Un paio di giorni fa, Fazio, ex governatore della Banca d'Italia, metteva in fila alcuni dati significativi. Fra il 2005 e il 2015 l'Italia è cresciuta del 5%, è decresciuta del 5%, scusate, mentre la Germania è cresciuta del 15% e la Francia circa del 9%. In 10 anni un quarto delle nostre industrie è andato in fumo. La fluttuazione del cambio dell'euro ha messo in difficoltà quasi tutte le economie, meno quella di Germania e Olanda, che vantano un surplus commerciale enorme. Ecco qui ancora le regole in questa Europa non sono uguali per tutti. L'effetto di tali surplus nella bilancia dei pagamenti in un sistema che costringe gli altri paesi a stare in equilibrio è la deflazione, con prezzi che si riducono ed alti tassi di disoccupazione. Con una Germania che guida le danze, troppo spesso a suo favore, ci troviamo ormai di fronte a un'Europa fatta di logiche di mera contabilità e di una superfetazione burocratica. Un'Europa che fino a ieri era quella del rigore, oggi è quella della flessibilità dei trattati che legano i singoli paesi a delle politiche accomodanti. Il Brexit è l'ultima conseguenza di ciò e mette la parola fine all'Unione Europea e forse alla stessa Gran Bretagna, con spinte autonomistiche di Scozia e Irlanda del Nord. L'Europa può viceversa rinascere in fedeltà al progetto di un'Europa dei popoli e dei cittadini, non come un'unione sopra gli Stati, come oggi e come Bruxelles pensa possa continuare a essere, ma con il coraggio di reinventarsi da capo, con il superamento cioè dell'attuale Trattato Costituzionale Europeo e la sua sostituzione con un federalismo tra gli Stati Uniti d'Europa e la stipula di nuovi articoli di confederazione. Inutile dire che anche in questo caso il ruolo e la responsabilità di chi fa impresa sono decisivi, necessitando questo processo della partecipazione attiva di chi fa e vive l'economia reale. Non riusciamo a imporre le nostre strategie, ma dobbiamo subire quelle degli altri. Siamo stati tra i primi al Congresso europeo delle PMI nel 2014, dice APME, che è la Confederazione europea delle piccole e medie industrie, di cui sono vicepresidente, a denunciare nel 2014 l'inutilità e i gravi danni che avrebbero recato alle nostre aziende, alla nostra economia, si parla oggi di circa 3,6 miliardi di euro, le sanzioni alla Russia. Abbiamo visto il Presidente degli Stati Uniti venire a Bruxelles 2 volte, una volta per esportare la democrazia occidentale in Ucraina e la seconda per venire a parlare di TTIP. Non abbiamo sentito parlare Obama, al di là forse
di qualche vendita di qualche aerei americani che sono al di fuori del trattato del TIP, a parlare ad esempio di migrazione. Fino al muro di Berlino l'Europa era divisa tra est e ovest. Quell'abbattimento, è meglio che ci sia stato, dell'abbattimento del muro di Berlino, questa linea divisoria immaginaria si è sempre spostata verso est. Abbiamo preso come occidente la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia, l'Ungheria ed altri paesi. Credo che andare a parlare e andare a esportare la democrazia in Ucraina e poi permettere a un presidente americano di venire in Europa solo per questo sia stato un grandissimo danno all'Europa, e questo è un altro motivo per cui ancora l'Europa non ha potuto essere unita in quelle che sono la sua difesa degli interessi, al di là di quelli che sono i principi di libertà nel mondo, ma potremmo parlare di Cina allora, di altri stati. Per non parlare del TTIP, il famoso trattato di libero scambio con gli Stati Uniti. Io ho sentito tante confederazioni parlare sì al TTIP, ma abbiamo studiato, forse noi in Italia manca il metodo in cui dobbiamo applicare e studiare quelli che sono i veri trattati. Non abbiamo avuto la capacità di studiarlo fino in fondo. Io sono un liberista in economia, quindi sono favorevole in assoluto a quello che è un libero scambio, ma il diavolo sta nei dettagli. Nel TTIP abbiamo delle situazioni estremamente gravi, e anche lì una volta il fatto che il Presidente degli Stati Uniti venga a doverlo chiudere necessariamente entro novembre, e un'Europa invece che non si pone di andare a studiare profondamente nella difesa di quelli che sono i propri interessi, io credo che questo possa essere tranquillamente rivisto e gli italiani possono studiarselo un po' meglio, e vediamo forse che forse non è così eccezionale in questo momento nella difesa degli interessi europei. Ma veniamo a parlare di futuro. Noi siamo però imprenditori, e gli imprenditori non sarebbero tali se non scommettessero sul futuro. Io sono convinto oggi più che mai che l'imprenditore sia una figura chiave, così come l'impresa sia l'unico luogo possibile della ripartenza, dell'inversione rimarcia rispetto alla crisi. La piccola e media industria ed il suo imprenditore di riferimento devono acquisire però coscienza di questo loro ruolo chiave nella società, altrimenti delegheranno sempre più le decisioni del sistema a qualcuno non cresciuto nella cultura d'impresa, che non ne conosce i bisogni e le priorità. Per questo motivo, questo fa parte del programma mio di Confapi di un anno fa, l'imprenditore deve senz'altro sostenere le ragioni dell'azienda e della filiera di riferimento, ma è chiamata anche a prendere posizione sull'assetto sociale complessivo e sulle priorità dell'economia che ben conosce. Deve essere in sintesi un soggetto attivo nella vita politica del Paese. L'imprenditore che rischia e investe sul futuro della propria azienda non può prescindere da una sensibilità sui diversi temi e sull'investimento sulle future generazioni. Abbiamo parlato di Svezia. La Svezia ha un ministro del futuro, cioè le leggi non valgono per l'oggi, ma passano dal ministro del futuro perché pensano a quello che può essere il domani. Mi fa molto piacere oggi essere qui, perché oggi si sta parlando soprattutto di futuro e anche di questo. L'imprenditore italiana necessita di un sistema di garanzie, di norme e modelli di riferimento pressoché immodificabili nel tempo. Non è possibile che chi è già costantemente esposto alla fluttuazione di tutti i fattori del mercato sia anche in balia dal continuo mutare degli scenari normativi. Poche regole chiare, soprattutto certe ed immodificabili, per incentivare la sana competizione nel mercato e favorire l'attrazione di investimenti e non di delocalizzazione. Anche in questo momento di crisi, con la Brexit, io credo che dove c'è almeno ci possa essere in più. E se verranno fatti degli interventi attrattivi, normativi, fiscali, credo che potremo anche in parte avvantaggiarci di questa situazione. Temo però che saremo gli ultimi a farlo, e forse saranno i soliti a farlo. Occorre uscire anche dalla logica della consorteria tra i corpi intermedi datoriali e sindacali e della proliferazione di enti, apparati e dalla logica ingessata della concertazione continua tra interessati alla propria perpetrazione, che ha costituito un freno storico per lo sviluppo del Paese. Non deve essere invece questa la via battuta da Confapi, come organo di rappresentanza della filiera produttiva nazionale e privata, quello che non gode di contaminazioni con il sistema dell'industria pubblica. È un orgoglio. Le PMI italiane sono chiamate a competere sul mercato nazionale ed internazionale, ormai strutturalmente modificato. Basta qualche proiezione per capire di cosa stiamo parlando. L'Europa conta il 5% della popolazione mondiale, il 25% della produzione, però il 50% della spesa sociale. Il futuro di questi tre parametri cambieranno, rimarrà solamente il primo dato, il 5% della popolazione, ma di una popolazione sempre più vecchia. Non è un caso, non faccio un intervento da medico che sono, ma di un progetto industriale. Le aspettative di vita, le tendenze democratiche rivoluzioneranno il mondo. Tra 5 anni i maggiori di 65 anni supereranno i minori di 5. Si rende quindi strategico impostare qui ed ora
una politica industriale adatta e lungimirante sulla base di questi scenari, investendo in ricerca e programmazione della nostra produzione nei prossimi decenni. Cambierà la domotica, l'automotive, l'alimentazione, la casa e le infrastrutture. La macchina del diciottenne sarà diversa, ad esempio, da quella del novantenne, e così la casa, che sarà sempre più automatizzata e con una progettualità e realizzazione adeguata a queste nuove esigenze. È questo il vero progetto industriale, nei diversi settori. Altri paesi hanno già riconvertito l'industria, pensando a quella che è una nuova e una grandissima percentuale di classe sociale. E qui dobbiamo farci un progetto industriale e investire sulle nostre aziende oggi per il futuro, per il presente forse. In questo periodo, sto finendo, sento già che si parla molto di quarta rivoluzione industriale, di imprese 4.0, ma in verità bisogna dire che le nostre aziende hanno bisogno di innovazione di prodotto per continuare ad essere competitiva. È un tema che io sto stressando, quello dell'innovazione del prodotto. Stiamo lavorando sull'innovazione di sistemi, stiamo lavorando su tante innovazioni, ma ci stiamo dimenticando l'innovazione del prodotto e quello dei brevetti. Abbiamo innovato nei sistemi di produzione, ma non nell'innovazione del prodotto. Stiamo diventando terzisti del mondo produttivo, correndo seri rischi. Per esempio, oggi produciamo i motori per la Chrysler, un esempio, ma nel momento in cui dovessero imporsi nuove tecnologie, l'azienda americana si rivolgerebbe tranquillamente ad altri, perché non abbiamo investito in ricerca di prodotto, in innovazione, vale per qualsiasi prodotto, siamo ormai terzisti, in brevetti, eccetera. Pensiamo solo che ormai con le stampanti 3D si possono costruire in poche ore case e ponti, solo con l'ausilio dei computer, la polvere di acciaio, polvere di cemento e sabbia, senza l'uomo. Senza ricerca non c'è innovazione, ma non c'è ricerca senza industria, e la ricerca porta all'innovazione di prodotto, è l'unica nostra difesa. Per poter mettere il punto e lo zero dopo il 4 diventa anche indispensabile una semplificazione digitale, vera sistema della pubblica amministrazione, e una conseguente agibilità pratica nel fare impresa. La completa digitalizzazione del paese, il wifi free e la banda larga sono una priorità per posizionarsi al pari degli altri paesi industrializzati ed offrire alle nostre aziende la stessa opportunità di mercato e di sviluppo. Tanto per fare un esempio, per la banda ultralarga in Italia la media è del 22,3%, in Europa è del 64%, quasi tre volte superiore. Noi di Confapi qualcosina la stiamo facendo. Stiamo infatti lanciando, in collaborazione con l'Istituto Tor Vergata di Roma, un progetto che è quello dello spinino, in cui sostanzialmente l'università mette i ricercatori e noi mettiamo le imprese e il know-how delle imprese. Queste ricerche, che porteranno a dei brevetti e dall'utile, serviranno sia alle nostre imprese sia a finanziare i nostri cervelli, i nostri Atenei, che hanno visto vergognosamente scemare sempre più le risorse destinate alla ricerca e ai ricercatori e all'innovazione. La verità è che dobbiamo capovolgere l'assioma di questi nostri tempi, secondo il quale il PIL non si fa con le imprese e i prodotti, ma con il debito e la finanza di carta. Noi invece ci crediamo ancora, vogliamo più impresa e più lavoro. Sono certo che, come diceva Winston Churchill, visto che parliamo di Inghilterra e di Brexit, che se apriamo una lite tra presente e passato, perdiamo il futuro. Grazie.